È partito l'anno scorso e si sta concretizzando quest'anno il percorso per far diventare Fano una destinazione turistica a misura di bambina e di bambino, in linea con il grande progetto della città di Fano, città dei bambini e delle bambine. Oggi abbiamo incontrato tutti gli operatori economici e gli operatori culturali, perché per fare turismo, per diventare una destinazione turistica a misura di bambino, dobbiamo fare rete tutti insieme, e quindi nel nostro sito apparirà una pagina specifica che darà tutte le informazioni dedicate ai turisti che arrivano nella nostra città, indicando anche quelle che saranno le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari, la ristorazione, ma anche i luoghi del divertimento, il mondo della cultura. E ci sarà anche un calendario specifico, perché è da tempo che chiediamo a tutto il mondo della cultura, a coloro che realizzano eventi, di realizzare all'interno degli stessi un'attività specifica per i bambini. Ecco, oggi il messaggio che vogliamo lanciare è un percorso che dobbiamo fare insieme, un percorso di crescita importante, un percorso di qualità che deve qualificare la nostra città e farla sempre più diventare una destinazione turistica a misura di bambino. Da questo giugno siamo partiti con una promozione specifica molto importante che porterà una campagna social in tutte le località definite dal piano strategico come le migliori per la nostra destinazione, che sono la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia Romagna, la Toscana. Usciremo nei migliori quotidiani nazionali ma anche internazionali. In questi giorni proprio una rivista tedesca dedicata alle famiglie farà un articolo dedicato alla città di Fano. Non solo, staremo su 20 giorni su uno dei principali siti di informazione dedicato alla famiglia. Insomma, vogliamo qualificare fortemente la città come destinazione turistica a misura di bambino, e per far questo dobbiamo fare rete, e questo è il primo passo per dare qualità alla nostra città.